Non si arresta la diffusione del coronavirus in provincia di Belluno. Una delle situazioni più gravi si registra ad Auronzo. Proprio sul comune Cadorino si è soffermato il presidente regionale Luca Zaia durante la sua quotidiana diretta da Marghera, lanciando l'idea di una campagna di tamponi di massa. Nel pomeriggio l'ULS ha emanato le prime indicazioni operative per la sessione di test prevista per domenica 29. Test antigenico rapido ai soggetti di età compresa tra i 41 e i 65 anni, circa 1250 persone, perché è in questa fascia d'età che si è collocata la maggiore casistica di questa fiammata epidemica che ha interessato il comune di Auronzo. Non escludiamo di poter allargare lo screening ad altre fasce di popolazione, anche alla luce dell'andamento della curva epidemica che sembra dare piccoli segnali di significativo miglioramento. Intanto il Veneto entra ufficialmente nella fase 5 della pandemia, che va dai 2.500 ai 6.000 pazienti ricoverati. Questo periodo sarà ulteriormente diviso in fasi operative, una sorta di progetto a step per affrontare i ricoveri. Alcune precisazioni, infine, sulla nuova ordinanza in vigore fino al 4 dicembre. Abbiamo deciso, commenta il presidente, di razionalizzare la misura per quanto riguarda i clienti negli esercizi commerciali. Tutte le strutture con più di 40 metri quadri hanno un cliente ogni 20 metri, esclusi i dipendenti e gli operatori da questo calcolo.